a me piaceva osservare. Puoi osservare il cuore, non c'è problema. Possiamo separare loro due? Ok, allora, più velocemente possibile, siamo un'unica voce narrante e le azioni avvengono in questo momento, d'accordo? E ricordatevi ancora! Quando volete? Adesso? Faccio. Bella. Con me? Con me? Sto andando. Lavorare. Perché? Non ho. Non. Perché non ho soldi. Per andare a sulla luna. Okay. Ancora perché non so come cosa. Ancora? Avanti. Avanti. Avanti tutta. No. Stop un secondo. Mi fermo solo per un secondo. Adesso vi faccio continuare. Non torturatevi. Se non vi viene, vuol dire che non... Ancora! Se non vi viene, non vi viene. Ancora! Ok? Vai, continuate pure. Oggi? Ora? Domani? Ancora? Sì. Cazzo! Che? Dovremmo? Andare? Sempre? Avanti. No? D'accordo. Ancora avanti. Stiamo per parlare di questo fatto che lo riguarda me. Ma te o dopo ok questo fa questo ok in questo momento ci hai messo in crisi. Bene, è questo che vogliamo, d'accordo? Allora, accomodatevi per un secondo. Giorgia, giusto? Dicevi, ci hai messo in crisi, perché? Perché è più facile raccontare un passato che un fatto attuale non vero. Non vero, perché non è vero che stiamo andando a mare o a passeggiare. Chiaro, è più facile raccontare qualcosa che è avvenuto nel passato o qualcosa di vero. Esatto, o descrivere qualcosa che avverrà in futuro, un piano, ok? Tant'è che lo sa chi fa improvvisazione, la cosa più difficile è sintonizzare gli allievi dell'improvvisazione su questo, sullo stare nel momento presente. Perché? Perché è il momento più rischioso di tutti. È il momento in cui avvengono le decisioni, il presente. C'è una frase del Dalai Lama che dice: ci sono solo due posti dove non puoi agire, uno si chiama ieri e l'altro si chiama domani. Okay? Però in qualche modo sono due posti sicuri. Allora, se vogliamo metterci davvero in gioco, dobbiamo stare nel momento presente. Stare nel momento presente vuol dire assumerci dei rischi, vuol dire prendere in considerazione l'idea che possiamo sbagliare, ma non come possibilità, come posso dire, è una delle possibilità, cioè in questo caso, mentre interagiamo, mentre raccontiamo la nostra storia, avverrà il momento in cui
c'è un piccolo cortocircuito, sono in imbarazzo per un determinato motivo, non so bene come andare avanti. E allora ancora, ad ogni volta successiva che dico ancora mi rilasso un po' di più, l'avete visto, ok? E sono più, divento in qualche modo più coraggioso, tra virgolette. Ma in realtà, nello stesso momento sto dicendo all'altra persona: va tutto bene se sbagli, non ti preoccupare. È questo che ci piace. La cosa che ci piace di questo esercizio è che crea una bella complicità. Vedevo tra le persone che facevano questo esercizio, a un certo punto il contatto fisico, ok? Ridevate molto, si vedeva che stavate bene, sebbene foste in crisi, come diceva Giorgio, ok? È questo, mettersi in gioco in qualche modo. Altrimenti dov'è la posta in gioco? Se va tutto bene, se non c'è niente da rischiare. La piccola trappola di questo gioco, e poi concludo, è che in qualche modo lo rallentiamo quel tanto che basta per essere bravi, per non sbagliare mai. Ma se non sbagliamo mai, non diremo mai ancora, e quel processo non si mette in moto, e quindi sarà una cosa formale. Ci prendiamo 10 minuti di pausa? Ok, a dopo. Potete andare al mare nel frattempo. Allora, allora ricominciamo. Volevo dire uno sul lavoro, che poi ci sarà il pomeriggio. Il pomeriggio poi ci raggiungeranno altri due esperti. Il primo si chiama Rudy Russo e si occupa di Azum, il presidente di Azum, un ente di eccellenza formativa. Loro si occupano di realizzare vari master per conto della Regione Puglia, e ci parlerà anche dei metodi che loro utilizzano, tra i quali anche alcuni con le arti performative. L'altro ospite che ci sarà sarà presumibilmente, ci auguriamo, ancora non ce l'ha confermato, ho avuto un piccolo contrattempo, il presidente della Fondazione della Notte della Taranta, che ci racconterà come invece da un evento teatrale sempre riferito alle aziende può creare sviluppo sul territorio. E il terzo ospite, non in ordine di importanza ma diciamo in ordine sparso, è Carmelo Rollo, il presidente della Lega Coop, di cui anche Correia fa parte, della Lega delle Cooperative. Quindi ci parlerà di un altro tema che è uscito già la settimana scorsa, che è quello della cooperazione, quindi come questo può essere riconducibile poi al teatro. La domanda invece poi che volevo fare ad Antonio, l'ho fatto anche un po' nella pausa, proprio sui concetti che sono stati espressi. Quindi abbiamo visto che c'è il fallimento, abbiamo visto che c'è l'ansia, abbiamo visto che c'è la paura, abbiamo visto che si può sbagliare. E tutto questo poi in una formazione aziendale non sempre è così immediato come collegamento, anzi molto spesso le aziende evidentemente hanno interesse nell'ottimizzare il tempo, il profitto, e quindi a diminuire sempre il fattore rischio, a diminuire sempre il fattore di fallimento. E come fai tu poi a far arrivare questi concetti a loro? Tanto la cosa un'azienda cerca di fare della formazione, sta chiedendo di essere più incisiva, più efficace. Diciamo che l'aspetto positivo è che nel momento in cui arrivano a cercare una formazione di carattere trasversale, come può essere la formazione teatrale, vuol dire che in qualche modo hanno già intuito che possono come dire, concentrarsi su altri aspetti. Molto spesso bisogna far loro capire che non si tratta tanto di essere incisivi sul prodotto, ad esempio, okay? Quanto sull'ascoltare il cliente, qual è il loro bisogno. Mi è capitato di assistere a molta formazione nella quale venivano spiegate tecniche, trucchi, ok? Il problema con i trucchi però, no, è che nel momento in cui vengono scoperti,
ci fanno perdere di credibilità. Ok, facevo a Fabio l'esempio di una tecnica che è chiamata il rispecchiamento. Ok, di fatto è un dato di fatto, ci piacciono, tendono a piacerci le persone che vediamo simili a noi, quelli che si vestono come noi, quelli che hanno i nostri stessi ritmi, ok, quelli che si muovono come noi. E quindi, partendo da questo presupposto, la tecnica del rispecchiamento praticamente ci insegna a osservare come si muove l'altra persona e assumerne i comportamenti. Lei ha le braccia incrociate, incrocio le braccia anch'io, ok? Probabilmente questo aiuterà lei a vedermi più simile e quindi entro, vabbè, mi aiuterà, non mi garantisce la, come posso dire, il successo, ma mi aiuterà ad entrare più facilmente in empatia. Il problema è che questo è un trucco, se lo faccio volontariamente. Okay? Lo facciamo involontariamente all'interno di un gruppo, anche adesso. Okay? Noi osserviamo gli altri e comunque il processo naturale è che ci amalgamiamo al gruppo. Questa è una cosa naturale, normalissima. Nel momento in cui io lo faccio volontariamente, con l'intento di, appunto, usare un trucco, potrà funzionare, forse. Il problema è che se l'altro scopre quello che sto facendo, io ho finito. Ho finito di vendere il mio prodotto, fra virgolette, ok? Quindi la parte più difficile è proprio questo, far capire che non esistono i trucchi, o per meglio dire che possiamo utilizzare i trucchi finché vogliamo, ma prima o poi, e nella società in cui viviamo oggi, i trucchi hanno vita sempre più breve, perché in un attimo possiamo scaricarci da internet pagine e pagine di trucchi, fra virgolette, che i trucchi non ci servono più, fortunatamente. Quindi siamo costretti, okay, a scegliere un'altra strada. Nel, come dire, in quello che cerco di promuovere io e le aziende con le quali lavoro, la strada è utilizzare un approccio più di tipo relazionale, ok? Quindi a prescindere, cercare di capire di che cosa ha veramente bisogno l'azienda, ascoltare, cercare di far capire che il primo passo prima di vendere è cercare di cosa ha bisogno il cliente. Il venditore, prima di promuovere il suo prodotto, ha bisogno di capire quali sono le esigenze del cliente, altrimenti non venderà nulla. O il suo prodotto si vende da solo, ma allora a questo punto l'azienda non ha bisogno di formare i suoi venditori, agenti, commerciali, eccetera. Altrimenti abbiamo bisogno di scoprire che il cliente è qualcuno che prima di tutto chiede a noi una consulenza. E se noi riusciamo a dargli questo, e riusciamo anche ad essere talmente trasparenti con il cliente e dirgli: guarda, io questa cosa qui probabilmente non te la posso dare, oppure probabilmente tu non hai bisogno di questa cosa in questo momento, richiede un bel, come posso dire, una bella dose di sincerità e di rischio, perché probabilmente io non farò fatturato in quel momento lì, ma questo mi farà acquisire sicuramente prestigio agli occhi del mio cliente. Nel momento in cui avrà bisogno di qualcosa, ci sono buone probabilità che cercherà me, perché non cerco di vendergli cose a tutti i costi. Stamattina abbiamo parlato di ascolto, che appunto, nel momento in cui riesco al, non so se, come dire, riesco, sono riuscito a collegare quello che abbiamo fatto stamattina con questa cosa, ok? Noi abbiamo bisogno, ok? La nostra azienda ha bisogno di vendere, di acquisire prestigio, di fare fatturato, di tutta una serie di cose, ma se io non tengo conto di chi ho davanti, non sto risolvendo il problema. Allora, riprendiamo un po' il nostro viaggio all'interno dell'improvvisazione, e abbiamo visto come
stamattina, attraverso l'ascolto, okay, io posso interagire con l'altra persona. Entriamo un po' nel campo della comunicazione, cioè domanda, risposta. Anzi, per essere tecnici all'interno dell'improvvisazione, offerta, risposta. Vi spiego un po' come funziona l'improvvisazione. Nell'improvvisazione partiamo da due persone, ok? Sono due persone in scena, una delle due fa una offerta all'altra persona. Cosa vuol dire un'offerta? Cioè dice o fa qualcosa che definiscono, se riesco ad aprire questo pennarello, lascio giù il microfono. Dice o fa qualcosa che definiscono, ad esempio, il luogo dove si svolge l'azione. Per esempio, lei non può raccogliere le stelle alpine, ha capito? Ricordate la storia di stamattina. Dove ci troviamo? Ok, io non lo dico, ma è l'implicazione della mia frase. Cioè la mia frase dice che ci troviamo sicuramente in montagna, ok? Il personaggio. Senta, non lo sa che, che non può parcheggiare qui la macchina? Le devo fare la contravvenzione, ok? La relazione. Fra i personaggi. Ok? Tesoro, cosa ne dici se stasera usciamo di casa e andiamo al ristorante? Rossi, lei è di nuovo in ritardo. Definisce la relazione, la mia frase. Ok? Oppure obiettivo. Qualcosa che dobbiamo fare insieme. Facciamo così, prima di continuare vi faccio fare una piccolissimo esercizio, ok? Vi chiedo di mettervi a coppie e di pianificare un picnic, ok? Allora siete pari, va bene, mettetevi a coppie, vi prendete uno spazio tutto per voi, ok? Seduti, tranquilli, senza... L'esercizio funziona in questo modo. Uno dei due dirà, perché non andiamo o facciamo questa cosa? Ok? Quindi dovete fare un'offerta di qualche tipo rispetto al picnic, rispetto a una gita. Ok? Quindi andiamo in montagna questo fine settimana? Perché non facciamo una gita in barca? La cosa che vi chiedo di fare è di dire di no, ok? Quindi, ok, avete visto come vi siete rilassati quando vi ho detto di no? di dire di no? Potete dire di no, ah ok, posso mantenermi nella mia zona di comfort, ok? Perché non andiamo a fare una gita in bici? No, la gita in bici, però la dovete motivare, ok? No, lo sai che ho il ginocchio rotto e mi chiedi di fare una gita in bici. Piuttosto, ascolta, piuttosto andiamo al Luna Park. Il Luna Park, ma no, è una roba da bambini, mi vuoi portare al Luna Park? Ok, quindi dite di no a qualunque proposta e la motivate, d'accordo? Quindi una volta a testa fate una proposta, ok? Allora, sceglietevi un compagno, mettetevi dove volete, nella stanza. Prego. Thank you.
Ok, va bene, fermiamoci pure un secondo. Fermiamoci pure un secondo. Come? Ok, Elena dice, sembrava di essere una coppia sposata. Ok. Avete cercato inutilmente di organizzare questo picnic, d'accordo? Avete fatto del vostro meglio, ma in qualche modo l'altra persona non aveva voglia e quelle le cose che proponeva l'altro a voi non piacevano. Vabbè, pazienza. Poi avete fatto un corso di improvvisazione e lì vi hanno detto, no, bisogna dire sì alle proposte, ok? Quindi è una delle cose, una delle prime cose che si insegnano nell'improvvisazione è dire di sì, ok? Allora, adesso quello che vi chiedo è di pensare, quando l'altro vi fa una proposta, di dire di sì, dite di sì, ok? Però di pensare che non avete voglia di fare quella cosa, d'accordo? Quindi sarete semplicemente accondiscendenti. Cosa ne dici di andare al cinema? E penso, oddio no, non ancora una volta, però dirò, sì, ok, se ti fa piacere, ok? Quindi penso di no, penso piuttosto alla morte, ma dico di sì, ok? Questo è tutto, qualsiasi tipo di proposta, ok? Vai, sempre una proposta a testa, ok? Vai. Sì, fate una sorta di brainstorming. Cosa ne dici se andiamo a fare una gita in bici? Sì, potremmo anche fare questo. Cioè... Ah, continuare con le proposte. Sì. Quindi. Ok. Okay. Grazie.
Ok, stop, va bene anche. Mi ha fatto ridere Maria Rita adesso che non mi ricordo, non ho sentito bene la proposta, era forse andare al pizzeria, non lo so. E lei ha detto, sì sì, un po' di stanchezza, ma... Ok, ha messo le mani avanti? Ok. Allora, anche questo purtroppo assomiglia ad una, a qualcosa che avviene nella realtà, giusto? Cosa? Vagamente, vagamente. Allora, proviamo l'ultima modalità, ok? Quindi mescolate le coppie ancora una volta. Allora, la strategia da mettere in pratica adesso la chiameremo sì e... Ok? Quindi, intanto quando propongo una cosa, propongo qualcosa che mi piacerebbe davvero fare. D'accordo? Quindi questa è la consegna. Due, quando l'altro mi propone qualcosa, ci rifletto un secondo... Ok? E penso di dargli una possibilità, d'accordo? Penso che dirò di sì, che anche se qualcosa che ho fatto non mi piace, ok? Penso che voglio dargli una possibilità, ok? E aggiungo qualcosa di mio all'idea. Cosa ne dici se andiamo in montagna in questo fine settimana? Sì. E portiamo le bici, oppure e prendo lezioni di sci che non ho mai fatto in vita mia, ok? Cioè aggiungo qualcosa a questa proposta che piace a me e che ha a che fare con questo contesto, d'accordo? Quindi do una possibilità all'idea dell'altro e la faccio mia questa idea al punto da aggiungere qualcosa, d'accordo? Per ora limitatevi alla singola proposta, ok? Perché sennò probabilmente dopo un po' vi sfugge di mano la cosa. Quindi proposta, rilancio, d'accordo? Quindi anche qui fate brainstorming su tante idee, d'accordo? Prego. Vi fermo un secondo. Siccome ho notato che qualcuno sta dicendo di no. Ok? Allora, cosa ne dici se andiamo in montagna? Va bene, però mi porto un libro da leggere. Questo in realtà non è sì e. Questo in realtà è facciamo un po' per uno. Io faccio una piccola concessione a te venendo nel tuo postaccio, però, ok? Però mi concedi una piccola zona di libertà facendo qualcosa che piace a me.
Quello che vi chiedo di fare, invece, è fare vostra l'idea dell'altro. Ok? Cosa ne dici se stasera andiamo a fare una passeggiata in centro? Sai che c'è? Sì, volentieri. E andiamo a mangiare in quel ristorante nuovo che hanno aperto, che mi incuriosisce così tanto. Ti offro la cena. Ok? Cioè, faccio mia l'idea dell'altro, non cerco un ambito di libertà all'interno dell'idea dell'altro, ok? Perché altrimenti non lavoreremo insieme, sarà sempre un bilancio, una mediazione, per carità, civile, ok? Ma non stiamo trovando un obiettivo comune, stiamo trovando due obiettivi all'interno di una situazione che è leggermente diverso, ok? Se vi può aiutare, aprite bene gli occhi, provate a lasciarvi sorprendere dalla proposta dell'altro. Può sembrare un po' artificiale, ok? Ma, come si diceva prima, questo forse vi può aiutare a trovare il giusto, la giusta energia, ok? Mi sembrerà un po' artificiale, tipo, sì, oddio, cosa? Wow! Ok, fatelo, può essere un po' divertente, d'accordo? Quello che ci interessa però è fare vostra l'idea dell'altra persona. Vai. Tornate pure a sedervi qui. Abbiamo messo in pratica tre possibili strategie che io ho sintetizzato in blocco, ok, posso bloccare, posso assecondare o posso rilanciare, ok? Sono abbastanza riconoscibili, immagino. Quando è che bloccate? Cioè, vi capita? Quando è che... Ok. Quindi quando volete... Non voglio suggerirvi delle risposte, Voglio solamente cercare di sintetizzare. Ok, portiamola leggermente più in là per preservare la mia libertà, per mantenere il controllo sulla situazione, ci può stare? Sì. Ok, per non essere trascinato in una zona dove non so che cosa succederà? Assolutamente. Ok. Altre situazioni in cui posso voler dire di no, posso voler bloccare l'altro? Ok, quindi lo faccio in maniera preventiva, cerco di non farmi trascinare in una situazione sgradevole. Anche qui cerco di mantenere il controllo sulla situazione, ok? Quindi cerco di non perdere il controllo. Finché ti dico di no, io non rischio niente. Sono a mio agio nella mia bella zona di comfort. Ci buttiamo con il paracadute? No. Vai pure. Ok,
non so, altri, i bambini vogliono affermare la loro personalità quando dicono di no. Come dire, ehi, ci sono anch'io. Ok? È qualcosa che possiamo fare anche noi. Perché non andiamo in centro? No! Decidi sempre tu. Cioè, ci verrei in centro con te. Mi piace. Ma perché devi decidere sempre tu? Ok, quindi posso dire di no anche per affermare la mia personalità. Chi ha bambini piccoli lo sa bene, intorno ai 2 anni. Ti va di fare questo? No, e poi dopo comunque vogliono, cioè la fanno l'attività, ok? Però c'è un prezzo da pagare. Con i bambini grandi intorno ai 30. 30, 40, 50, sì sì, assolutamente. No. Certo, è un'affermazione della personalità, ma appunto avviene a 2, a 12, ma come a 40, 50. È semplicemente il dire io sono un individuo, ok? Ho una volontà mia e quindi ti dico di no. Legittimamente, ok? C'è un prezzo da pagare però, siete d'accordo? Quando io oppongo un no all'interno di una relazione, qual è il prezzo da pagare se dico di no? Bisogna? Ok. Mi sto spendendo un credito, giusto? Sì, perché magari hai rinunci a priori a qualcosa che in realtà potrebbe piacerti, potrebbe dare occasione di conoscere qualcosa di nuovo, di diverso. Eccetera. Okay. Potrebbe portare in una strada, magari in un percorso. Fino ad ora. Questo se in qualche modo siamo consapevoli del valore, okay, di uscire dalla nostra zona di comfort, eccetera. Ma molto spesso magari non ci interessa un fico secco di tutto ciò e vogliamo semplicemente essere lasciati in pace. No, non ne ho voglia. Okay. Solo che cosa succede? In qualche modo mi sto spendendo della moneta, okay, all'interno della mia relazione. Sto perdendo un po' di credito nella relazione. Non si approva. Esattamente. Esattamente. E allora che cosa facciamo noi, sempre il nostro cervello che ci risolve i problemi, cosa ci suggerisce di fare nella lista di opzioni, ok? Ci siamo spenduti. Ci siamo spesi un sacco dei nostri crediti, ok, nei giorni scorsi perché abbiamo detto di no per svariati motivi. Mi fanno una proposta e io non me la sento di dire no anche stavolta. E allora cosa faccio? Vado all'opzione B. Sì, come fanno gli animali, gli scoiattoli. Mi posso mettere, in effetti posso provarci, mi metto per terra. Se ci posso provare, ok. In effetti nel momento in cui io dico di sì, ma è un sì, come posso dire, non convinto, ok, sto semplicemente assecondando l'altra persona. Quello che faccio, la mia priorità, è salvaguardare la relazione. Non ha nulla a che vedere con il contenuto, ok? La presenza poi non è di qualità, quando è solo assecondato. Esattamente. Cioè, quando ti incontro, ti chiamano e ti dicono e dai, non vieni mai. Sì. Va bene, guarda che c'è. Sì, se ti fa piacere, ok? Se ti fa così tanto piacere, vengo stasera. Però, come diceva Maria Rita prima, c'è un po' di stanchezza. Non so chi è. Perché ho detto sì, mo. Quindi allora, per un altro po' di tempo posso dire di no. E poi di no, sì. Però vedete che è davvero un sistema, è un sistema di crediti. Ti dico di sì, mi metto 100 crediti da parte, così posso spendermeli in altre occasioni. Ok? Non faccio a tutti così, con tutti così. No, certamente. Dipende. Certamente no. Quando è che mettiamo in pratica veramente e con trasporto questa dinamica del SIE, del rilancio cosiddetta? Quando coincide con la nostra
probabilmente quando la proposta, l'offerta dell'altro coincide con qualcosa che ci piace, che ci entusiasma. C'è sintonia anche nella relazione, no? Ok. Quindi si ha il piacere di condividere l'esperienza con quella persona e di fare anche dell'altro, quindi okay. Qualcosa di aggiunto. Ok. Quindi e ci va di assecondare la proposta perché non l'abbiamo mai fatto, ci incuriosisce e quindi assecondiamo. Ok. In qualche modo stiamo, più che spendere del credito, stiamo dando credito all'altra persona. Sì. Cioè stiamo dicendo, io sto, vorrei andare al mare anch'io. Stiamo dicendo all'altra persona, tu per me sei importante, al punto che accetto di fare questa cosa, e sai cosa? Mi è venuto in mente che voglio proporti anche qualcosa che per me è bello e sono sicuro che accetterai. Di fatto stiamo creando un terreno comune che ci porta a un livello di condivisione molto alto. Tant'è che non facciamo così con tutti, siete d'accordo? Se uno ci ferma in mezzo alla strada, vorresti venire con me in questo vicolo buio? Sì! Guarda, porto anche... ok, è ovvio che non non è un comportamento da mettere in pratica automaticamente. L'abbiamo visto stamattina, non deve diventare un altro automatismo, non deve diventare un trucco soprattutto, altrimenti l'altro mi percepirà falso. Se io lo faccio come trucco, il SIE, vi ricordate prima quando vi dicevo, magari provate ad avere un atteggiamento un po' forse artificiale ma felice, se io metto in pratica questo meccanismo e non ci credo, l'altro mi sgama immediatamente, mi bolla come una persona finta e io mi sono perso completamente la possibilità di recuperare con l'altra persona. Allora, prima Maria Elena diceva, sembrava di essere in una discussione fra marito e moglie. C'è un signore, uno psicologo, che si chiama John Gottman e che ha inaugurato una serie di esperimenti che ha soprannominato il Love Lab. Ok? E osservavano e studiavano i comportamenti di una serie di coppie, ok? Studiate nel momento delle loro discussioni e delle interazioni. Ok, che avevano. Lui si è reso conto che di fatto i comportamenti che venivano messi in pratica erano poi questi. Ok? Lui li chiamava diversamente, cioè il blocco era andare contro, ok? E il rilancio era andare verso. E ha fatto una statistica. Ok? Osservando poi la storia di queste coppie durante il tempo, cioè queste coppie erano rimaste poi insieme nell'arco della loro vita, appunto, nell'arco della vita della coppia, oppure no? Fino ad arrivare a, come dire, vantarsi di poter prevedere se una coppia sarebbe rimasta insieme nel tempo solo osservandoli discutere. Ok? Qui entriamo un po' nel campo dell'esoterismo. Però di fatto quello che ci interessa per questa discussione è che lui si è reso conto che ovviamente andare verso è un ottimo segnale, non ce lo stiamo neanche a dire, no? È ovvio. Se siamo sinceri, se ci crediamo fino in fondo, sappiamo bene che questo, come è stato detto poco fa, crea un terreno fertile, comune. E si è reso conto anche che andare contro invece era un cattivo segnale. Ovvio, giusto? Stiamo parlando dell'acqua calda qui. Solo che si è reso anche conto che assecondare era un pessimo segnale, era il segnale peggiore di tutti, contrariamente a quello che uno potrebbe pensare. Ci pensate? Dico di no e in qualche modo io sto... percepisco che sto spendendo i crediti nella relazione
E allora decido di assecondare credendo che in questo modo invece io salvaguarderò la relazione. In realtà non è vero. Almeno gli esperimenti di questo signor John Gottman ci dicono che non è vero. Però non ci è difficile credere a questo. Perché, secondo voi? Da quella che è la vostra esperienza diretta, non di coppia, ma in generale nelle relazioni. Perché di fatto io non vengo, non sono ingaggiato, non sono... non sono coinvolto. Un'altra cosa che scatta è il meccanismo dell'attesa. Allora, io ho fatto questo per te, quindi poi tu lo farai per me. Certo. Se poi non succede, è un problema enorme, diventa, no? Vi ricordate prima, durante l'esercizio, l'ho fermato quando avevo sentito che una coppia stava discutendo proprio in questi termini. Quando io gli ho chiesto di mettere in pratica il sì, era venuto fuori, andiamo al circo, sì, ma poi andiamo al ristorante. Che io lo faccio, però poi voglio qualcosa in cambio, ok? Il blocco, in qualche modo, il no, l'andare contro... Sembra che ci faccia spendere dei crediti con l'altra persona, ma in realtà perlomeno l'altro ci sta dicendo esattamente quello che pensa. È un po' il problema, l'eterno problema fra uomini e donne. Gli uomini tendono, gli uomini in questa sala si riconoscono più in questo, le donne si riconoscono più in questo, ok? Di fatto entrambi stanno cercando di tenere insieme la relazione, nessuno sta andando contro, ok? Però quello che viene percepito qui, e questa è la cosa drammatica, quello che viene percepito qui è che allora non ti importa. Se ti va bene qualunque cosa, allora non ti importa veramente. Cosa pensi sul serio? Mi dici di sì, ma so che non ti va bene. Viene percepita come una menzogna, come un... Esatto. In realtà il cervello maschile, no, per il cervello maschile in maniera lineare. No, guarda, voglio che non ti arrabbi. È vero, cioè, evitiamo... voglio farti felice. La volgarità di prima era proprio quello, no? Cioè, per la tranquillità della coppia vengo verso di te, mollo. È il mio modo di essere nella coppia. Mi annoia da morire andare a vedere la corazzata Potemkin. Però, ma ti voglio così bene, ti piace, che lo faccio. Ok? Il problema però, che cosa succede all'interno di una relazione, che sia una relazione di coppia, che sia una relazione, come dire, di altro tipo, è che questo viene visto in maniera artificiale. Cioè, mi stai mentendo. Ok? Comunque sia, il comportamento più, come dire, che sentiamo più soddisfacente per entrambi è proprio questo. Ed è quello che avviene all'interno di uno scambio di teatro di improvvisazione. Ok? Io ti faccio un'offerta, ok? E ti dico, siamo in mezzo alle nevi perenni dell'Alaska, ok? E io ho tre modi di rispondere. Ti posso dire, ma no, non è vero, siamo nel garage di casa mia. Fine della scena. Fine della scena, è finita la scena, ok? Oppure posso dire, siamo nelle nevi perenni dell'Alaska. Sì, che freddo. Ok? Ok? Siamo nelle nevi perenni dell'Alaska, sì, però non potremo tornare a casa fino a che non avremo trovato il professor Finkel, ok? Quindi, sì, e... ok? E questo è il valore dell'improvvisazione, che ci insegna a comprendere che l'altro è una risorsa, non è un
non è un ostacolo a ciò che sono io, ok? È una risorsa, se solo sono in grado di ascoltarlo sul serio, ok? Molto spesso noi opponiamo un blocco semplicemente perché, come si diceva prima, non ne abbiamo voglia, sentiamo che ci costa uscire da quella zona, da quell'abitudine, da quella zona di comfort, ok? Quindi molto spesso diciamo no a priori. Il problema è trovare la giusta misura, semmai. Vi consiglio un film molto carino che si chiama Yes Man, non so se l'avete mai visto, con Jim Carrey, che è tratto dall'omonimo libro. Praticamente, in due parole, lui a un certo punto segue questo convegno di questo santone che dice nella vita bisogna dire sì a qualunque cosa. E lui passa da depresso e chiuso in casa, eccetera, a totalmente folle. Perché inizia a fare una serie di cose che non si sarebbe mai sognato di fare, ma decide di dire sì a qualunque cosa. Quindi nel bel mezzo della notte un mendicante gli porta via tutto perché gli chiede: hai dei soldi? Sì. Me li daresti? Sì. Senti, ho bisogno, mi daresti la tua macchina? Sì, ok. E quindi lui rinuncia a tutto, ok. È ovvio che noi non vogliamo questo, ok? Non vogliamo che dire sì ci porti in una situazione di, come posso dire, di essere manipolati dagli altri. Ci sono già i divorzi. Ok. Però sicuramente possiamo prendere in considerazione l'idea che la situazione nella quale io mi trovo non è necessariamente qualcosa di brutto. O se lo è, perché purtroppo accadono anche le cose brutte, io devo stare lì e devo reagire. Non so se ha senso la cosa che sto dicendo. Allora, per, come dire, vedere un po' sulla nostra pelle che cosa succede quando noi diamo il permesso agli altri di lasciarci cambiare, perché è di questo che stiamo parlando, ok? Nel momento in cui io dico sì e, sto dicendo, sai che c'è? Tu non sei sbagliato. Prendo in considerazione la tua idea, ciò che tu sei, sai una cosa, mi fido e ci metto qualcosa di mio, ok? Però questo richiede molta fiducia e richiede molto coraggio, ok? Prima lo abbiamo fatto un po' con l'esercizio del ancora, vi ricordate? Cioè dire all'altro, fai tranquillo, siamo qua insieme, siamo sulla stessa barca, se uno di noi è in difficoltà, la storia finisce per entrambi. Ok, adesso portiamo un po' oltre questo concetto e vediamo un esercizio di addestramento per animali. Allora, avete mai visto addestrare un animale? Qui abbiamo uno psicologo, vero? Che avrà molta dimestichezza con il concetto di rinforzo, ok? Partendo dagli studi di Pavlov, vi ricordate il cane di Pavlov? Suona la campanella e viene somministrato del cibo al cane. Il cane, siccome vede il cibo, inizia a sbavare. L'esperimento viene ripetuto tante volte, fino a che il suono della campanella da solo è sufficiente a far sbavare il cane. Anche quando, e qui l'esperimento assume toni sinistri, anche quando il cibo non viene più somministrato. In qualche modo il cane non lo sa, ha capito che le due cose sono connesse, quindi il suono della campanella corrisponde al cibo e quindi mi fa sbavare il cane. Okay? Nell'addestramento degli animali il concetto del rinforzo viene utilizzato in lungo e in largo. Rinforzi di carattere positivo, quindi il premio, bravo Fuffi, ecco il biscottino, o il rinforzo di carattere negativo, non si fa, ok? Ti metto il muso nella pipì e ti do il colpi di giornale, ok? Mi hanno spiegato che è una delle tecniche che si usano per non far fare la pipì ai cani, in casa, non vogliamo farli esplodere.
Mi hanno raccontato anche, questo è interessante, che i delfini sono sensibili solamente agli stimoli di carattere positivo. Cioè non è possibile addestrare un delfino attraverso le punizioni. Io questo non lo so se sia vero, ok? Non ho avuto modo di controllarlo. Però mi piace pensarlo, ok? Recentemente un animalista con cui ho parlato proprio di questo esercizio mi ha detto non è vero perché in realtà i delfini vengono anche puniti, vengono costretti a fare delle cose, tipo in alcuni zoo, acquari, eccetera, vengono costretti attraverso punizioni e poi dopo si suicidano sbattendo la testa contro le pareti della vasca. La cosa è cruenta e mi ha fatto dire, quindi allora è vero che possiamo addestrare i delfini solamente attraverso rinforzi di carattere positivo? Sì, permettimi una... Certo, volentieri. C'è la differenza fra punizione e rinforzo negativo, nel senso che il rinforzo negativo di solito va per sottrazione, non per punizione. Non ti do più il cibo. Esatto, non ti punisco, cioè non è che ti do una botta in testa perché non lo fai, non ti premio, o comunque... allora tu ti do costantemente appunto un croccantino ogni volta che vieni da me e ti metti a sedere. Se non lo fai non ti do il cibo, quindi quello è inteso come rinforzo negativo, come sottrazione del rinforzo. La punizione invece, se non ti siedi ti do una botta sul sedere. Certo, faccio accadere qualcosa di molto spiacevole. Esatto. Ok, questo però è sufficiente a suggerire l'idea fra comportamento desiderato e comportamento indesiderato, ok? Allora, la cosa divertente di questo gioco che sto per proporvi è che proveremo a far fare a qualcuno di noi, proveremo a farlo diventare un delfino e proveremo a offrirgli dei rinforzi di carattere positivo per fargli ottenere... per ottenere noi un comportamento deciso dal gruppo, ok? Facciamo l'esercizio e poi dopo discutiamo di ciò che è successo, ok? Vi spiego brevemente, una persona sarà il nostro delfino, sarà il volontario che uscirà fuori e decideremo una attività molto semplice che può essere fatta da questa persona, sedersi su una sedia, aprire quella porta, scrivere, girare le pagine, qualcosa che può essere fatto fisicamente in questa stanza. Ok? Quello che noi faremo durante il tentativo di indovinare sarà aspettare con pazienza che si manifesti il comportamento che noi abbiamo deciso. Avete mai giocato al gioco acqua, acqua, fuoco, fuoco? Stessa cosa, solo che ci concentreremo solo sul successo, ok? Quindi se ad esempio il comportamento è prendere in mano il mio cellulare, quando il nostro delfino si avvicinerà all'idea per noi, ok? Quindi non so, entrerà in prossimità dell'oggetto o magari lo guarda, ok? Noi gli daremo un segnale, cioè faremo din con la bocca. Ok? Faremo sentire un suono di campanella, ma fatto con la bocca. Din! Più il nostro delfino si avvicina all'obiettivo finale, più aumenterà la frequenza del nostro din. Din, 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 din. Fino a che, quando riuscirà a indovinare, a fare la cosa giusta, scatterà il nostro applauso più caloroso. Ok? La parte più difficile per noi addestratori sarà tenere sotto controllo la nostra, come posso dire, sarà tenere sotto controllo la nostra ansia che il nostro delfino faccia bene, ok? Perché probabilmente inizieremo a dire, no, non è di là, no, ok? Invece dobbiamo stare pazientemente a guardare, ok? Pazientemente a guardare, quando si avvicina all'idea giusta, din, 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 fino a che scatterà l'applauso. Ok? Chi vuole essere il delfino?
Allora, ti chiedo di uscire fuori, di metterti a, come dire, a... Cosa? Era un nonno, era un sicuro. Ah, ok, no, tipo... Come vuoi, eh? Se vuoi... Ok, allora, ti chiedo di uscire fuori dal, come dire, di allontanarti dal... Sì, esci fuori dal... Metterti fuori dalla portata di orecchio, come si dice, e noi decideremo una cosa da far fare a Maria Rita, ok? Cosa le facciamo fare? Prendere questo e ruotarlo, okay, lo deve ruotare, ok? Bene, si può fare? Ok, va bene. Quando lo fa, noi la applaudiamo, ok? È chiaro il meccanismo? Din, 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 va bene? Allora, la facciamo entrare. Per il resto, noi saremo... Ok, fermati un secondo, Maria Rita. Noi saremo in totale silenzio, ok? Escluso il din din. Se lei dovesse uscire fuori dalla stanza a cercare fuori l'azione da fare, noi la seguiremo. Cioè dobbiamo sempre essere in grado di osservare che cosa fa, ok? Quando vuoi. Noi, come gruppo, stavamo dando delle informazioni che hanno guidato Maria Rita attraverso la soluzione. Ok? Faccio una domanda, Maria Rita. Ti prego di rispondere con sincerità. Ok? Ti sentivi a disagio durante il... No? Perché? Magari nella realtà, cioè nella quotidianità, magari si c'è un po' di disagio, a volte anzi ribellione. Quindi nel momento in cui percepisco questo come un gioco non c'è nessun problema. Se invece sento che gli altri in qualche modo mi stanno giudicando, può essere,
o comunque non stiamo giocando, stanno facendo sul serio, sono distanti da me, magari mi viene da ribellarmi addirittura. Perché lo devo fare? Perché? Ok. Allora, qui è interessante perché il gioco può sembrare che abbia al centro il nostro delfino, che abbia al centro Maria Rita. In realtà è un esercizio per noi. È un esercizio per noi che stiamo fuori. Perché se lei non ci riesce a girare quel faretto, non è colpa sua. Siamo noi che non siamo riusciti, che abbiamo fallito nel comunicare a lei che era libera di provare. E questa è la differenza. E che a pagarne le spese in realtà poi è lei, perché lei potrebbe sentirsi a disagio, potrebbe sentirsi non brava, non intelligente per non avere capito che cosa intendevamo noi. Noi che siamo comodamente seduti nelle nostre posizioni, che siamo in tanti e che non dobbiamo fare nient'altro che osservare ciò che fa lei senza metterci troppo in gioco. Questa è una cosa che io ho due cani e con gli animali, un pappagallo, vabbè, e anche i pappagalli ovviamente hanno grandi doti intellettive, comunque soprattutto da cuccioli tendono a riprodurre un milione di comportamenti fino a quando non li premi. Quindi c'è proprio vanno in ansia, perché dice allora ok, questo mi dà, soprattutto all'inizio, mi dà il croccantino quando succede questa cosa, ma non essendo immediata, perché in quel momento ha fatto 10 comportamenti magari, uno tenta di riprodurli tutti e 10 e quindi va assolutamente in ansia. Quindi il problema è appunto di chi deve tentare, soprattutto se gli togli il rinforzo per sbaglio una volta che comunque lui ha fatto bene quella cosa, lo mandi nel caos totale, soprattutto appunto inizialmente. Certo. Poi invece paradossalmente il rinforzo intermittente è quello più funzionale, perché se tu vieni da me una volta ti do 5 euro, la seconda te li do, la terza te li do, ok, capito, che quando ti avvicini da me mi fai una carezza ti do 5 euro, poi vieni una quarta volta e non te li do, la quinta no, la sesta sì, ti spingo a tornare sempre, perché comunque prima o poi mi darai 5 euro ed è molto più funzionante del rinforzo costante, perché poi perde di forza, diventa ancora una volta un'abitudine. Ok, esatto. Allora qui la cosa interessante, ora magari lo riproviamo ancora una volta, se abbiamo tempo, è che noi dobbiamo far sentire al nostro delfino, fra virgolette, che ha non solo la nostra attenzione, ma il nostro permesso di prendersi il tempo per trovare la soluzione. Ma ci pensate alle cose che si possono fare all'interno di questa stanza? Il coraggio che ci è voluto a Maria Rita per offrirsi volontaria e indovinare fra le centinaia di cose che si potevano fare in questa stanza, ok? E noi siamo stati abbastanza bravi, perché lei dopo 2-3 minuti lo ha capito, però potevamo essere ancora più efficaci, potevamo darle le indicazioni solamente quando lei era sulla strada giusta. Potevamo provare ad entrare ancora di più in sintonia. Potevamo sollevare molto di più il nostro giudizio. A un certo punto si è sentito un no. Ok? Questo è interessantissimo, perché quella parola lì è naturale ed è venuta fuori sicuramente per, come dire, correggere un comportamento o quello di Maria Rita o quello di un'altra persona. Ok? No, aspetta, non si dice così, non si fa così. Solo che per tornare al discorso del rinforzo, per lei è difficile capire a cosa si riferisce quel no. Potrebbe bloccarla. Ok?
È un discorso delicato, perché in realtà quando noi diamo spazio all'altra persona dobbiamo essere pronti a dare spazio all'altra persona, anche se ci dovessero volere 10 minuti, 15 minuti. Diventa frustrante per lei dopo un po' continuare a cercare. Noi dopo un po' ci stanchiamo, abbiamo caldo. Dai, è così facile. Oh, io avrei capito a quel punto lì. Iniziamo a battere il piedino, ok? Poi ciascuno mette in pratica. Se c'era qualcosa, non perché non c'era qualcosa di già. E casualmente, mentre cercavi qualcos'altro, hai trovato la cosa giusta. Scusaci, scusaci. La prossima volta mi faccio questo qui. Però è vero. Ma è interessantissimo. Cioè, può essere che tu voglia veramente da me questa cosa così banale? È questo? E io cerco chissà che cosa, ok? Allora, qui davvero il discorso è delicato, perché questo training per il delfino è veramente per noi, ci deve insegnare a sollevare il giudizio. Sollevare il giudizio non è facile, è faticosissimo, perché devo rinunciare al testone di prima, ok? Devo chiedere a quel testone di spostarsi e di guardare l'altra persona, cercando di comunicare a quella persona lì. Ti va di provare un'altra volta? Con qualcosa di molto più difficile che non spostare una torta? Lo fai di nuovo. Esatto, lo farei di nuovo, vediamo se. Così impari a okay. Dai, chi viene? Non avevo dubbi. La strona. Esatto, esattamente, sì. Ti daremo un rinforzo negativo. Allora, adesso faremo qualcosa di veramente difficile, per Guido, ok? Entrare nel bagno del camerino e tirare lo sciacquone. Facciamo. Prima fare la pipì in piedi con la porta aperta. Esatto. No, gli chiederemo di cantare. Dovrà cantare. Probabilmente ci metterà tantissimo tempo per arrivarci, ok? Vedrete anche che succederà qualcosa di strano. Cioè lui a un certo punto inizierà a chiedere a voi che cosa deve fare. Cioè dirà: "Ma devo parlare?" Ok? Però voi non dovete rispondere alle sue domande. Esatto, voi dovrete rispondere al comportamento, non dovrete rispondere alla domanda, ok? Quindi non è devo parlare, ok? Capite la differenza? Ok? Ok, facciamolo. Sì. Se lui dovesse. No, è che se lui probabilmente a un certo punto cercherà delle sicurezze, ok? E quindi inizierà a chiedere, anziché provare, inizierà a rallentare e a fare delle domande, tipo, ma una volta scoperto probabilmente che potrà parlare, dirà, ma quindi devo parlare? Aspettandosi da noi una risposta che non gli possiamo dare, perché noi facciamo din din quando lui quando lui fa la cosa, non quando ci suggerisce una risposta possibile. Allora sì, certo. No, un suono che può essere anche una parola, una domanda. Sì, chiaro, chiaramente. Però vale anche se lui dice, quindi non devo cantare, ok? Vale anche questo, ok. Guido, vieni pure. Ognuno segue la sua strategia.
Salutare i miei genitori e dire grazie a tutti per questo intervento. Volevo parlare adesso di i miei fratelli e quindi adesso magari devo anche scrivere qualcosa sulla lavagna, tipo no, non devo scrivere niente perché non è giusto scrivere niente. Quindi la cartellina è importante, vi presento. Volevo presentarvi questo momento. Vi presento Antonio Vulpio qui sulla mia sinistra, il nostro docente. Però non è una presentazione quella che vi interessa, quindi forse devo cantare. Probabilmente. Volare. Un sacco di roba è successa qui, tante cose sono successe. Intanto a un certo punto la tensione che si accumulava in Guido, più i minuti passavano, lo rendevano sempre meno in grado di ascoltare efficacemente. Ok? È difficile, ho tutti gli occhi addosso, vogliono che io faccia qualcosa che non so, e nel tentativo di indovinare sto facendo una serie di cose
che sono sbagliate, giusto? E quindi la tensione ovviamente cresce. Quindi anche quando gli altri mi danno dei suggerimenti che mi potrebbero portare sulla strada giusta, io probabilmente non li colgo. Noi ti abbiamo suggerito, quando un paio di volte hai fatto il din 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 si è incrementato, però tu non te ne sei reso conto perché ovviamente eri in difficoltà. Ed è esattamente così, perché qualcuno ha pensato, lei per esempio ha pensato, cantare ha a che fare con lui, quindi basta la sua presenza nella stanza perché io faccia din din, era questo, no, più o meno? Qualcun altro ha identificato, per qualcun altro era importante il volume della voce. Per qualcun altro il fatto che ci fosse il microfono, questo avrebbe dovuto suggerirti di cantare. Quindi ovviamente ciascuno di noi, nella differenza rappresentata da ciascuno di noi, ha provato a comunicarti, ovviamente ciascuno a suo modo. E quindi sì, diventa difficile poi leggere tutti questi segnali e cercare di barcamenarti in questo. Una cosa interessante che è successa a un certo punto... Lei nel fare din, a un certo punto faceva anche din, 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 ok. Di fatto stava dando un segnale intrinsecamente positivo, perché noi abbiamo detto il din è comunque... Avete notato cosa succede alla nostra faccia quando diciamo din? Ok, allora... Stiamo dando un segnale positivo, ma nel frattempo stiamo creando confusione, perché gli stiamo dicendo din, giusto, din, 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 ok? E lui va in cortocircuito. Cosa devo seguire? Il din din o la faccia? Perché sono portato... Però a quel punto mi perdeva di significato il fatto che mi piacesse che stessi in mezzo. Esatto. Esatto. Era come cioè, raggiungere diversi traguardi. Uh-huh. Allora, intanto si è partito dall'incontro della essere qualsiasi cosa. Una volta che cioè, lui ha capito bene o male la posizione, insomma, ok, passiamo al stagione successivo. Quindi din cioè, non è più, voglio dire, è per conquistare l'altro, sì, insomma, l'altro traguardo per avere assodato. Sì, in realtà sì, era da un aiuto. Consciamente ha funzionato, perché non mi sono mosso. E poi a un certo punto si è sentito Don, che ci ha fatto ridere, però in qualche modo anche lì è stato un altro cortocircuito. E lui avrà pensato, e quindi è sbagliato? Voleva solo far ridere? Se noi traduciamo questo comportamento a tratti schizofrenico che il gruppo ha avuto nei confronti di Guido, è un po' come, come dire, nel SIE, ok? È un po' come dire... Dai, mi fa molto piacere che tu sei qui quest'oggi. Cosa ti piacerebbe fare? Ma non so, andiamo a pattinare. Sì, dai, andiamoci. Wow! Cos'è stato? Oh. Capite? È schizofrenico. Per un attimo hai cambiato linguaggio e io questa cosa non so come interpretarla. Ok? Se non che fa alzare le mie difese. D'accordo? Quindi è per questo che dico, è davvero tanto difficile mettere l'altro in condizione di esprimersi. Mi tocca in qualche modo, e ritorno su questo tema perché mi è particolarmente caro, devo levare di mezzo il mio ego, devo levare di mezzo il mio testone e rinunciare a... Se il mio obiettivo è ascoltare te, devo rinunciare a dire la mia in questo momento. Altrimenti non ti sto veramente ascoltando. Ti avresti dovuto cantare? E in più ho anche anticipato, ho dei poteri, che tu avresti fatto delle domande, che tu ci avresti chiesto, quindi devo parlare, quindi devo cantare. È vero?
signori, lo spettacolo è riuscito l'esperimento? Ok, ma perché? Perché di fatto è quello che succede nella nostra testa. Cioè, volete veramente che io faccia questo? Ed è buffo, perché ancora prima di provarci io chiedo il permesso. Siamo costantemente alla ricerca dell'approvazione da parte degli altri. Volete che lo faccia? Fallo. Ok, va bene, parlo, non basta. Allora devo cantare. E gli avevo anche detto, vedrete che lui cercherà di ottenere una risposta, come dire, di creare un dialogo. Volete che canti? E noi nel gruppo, din, 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 din. Ma in realtà gli abbiamo dato una risposta sbagliata. Perché dovevi cantare, non dovevi chiederci, ok? Ci hai manipolato. Posso chiedere a Fabio quanto tempo abbiamo ancora? Ok, ok. Darei più che altro spazio a qualche domanda e poi chiudiamo. Ok. Stavate dicendo? Allora, il DIN al suo devo cantare è perché lui stava usando la voce, che era lo strumento che doveva usare. Ulteriore confusione. Certo. Ovviamente abbiamo creato un terreno comune nel quale ci siamo scambiati delle informazioni. Allora, le cose di cui abbiamo parlato oggi pescano a piene mani dalla scuola di Keith Johnston. Okay? Keith Johnston è uno dei punti di riferimento nel mondo dell'improvvisazione e, sebbene queste cose siano un po' dei rimaneggiamenti, delle interpretazioni, alcune cose sono prese da suoi insegnamenti, altri sono esercizi che ho utilizzato e che mi sono stati tramandati da alcuni insegnanti di improvvisazione, una su tutti Patty Styles, che è stata che è tuttora un mio punto di riferimento. Questo è interessante, questo è importante. Perché vi dico questo? Perché la scuola di Keith Johnston è un modo di improvvisare cooperativo. Siamo stati stamattina su questo termine, contrapposto all'improvvisazione di supremazia, okay? Dove io ho una buona idea e gli altri si devono adattare alla mia idea. Esiste anche questo, c'è anche questo, ma va da sé, almeno se siamo riusciti in qualche modo se sono riuscito a condividere con voi il senso del si è come concetto nell'improvvisazione e quindi traslato nella nostra esperienza di tutti i giorni, la comunicazione, la relazione che si basa sulla condivisione, sulla cooperazione, ha un valore molto più forte rispetto a cercare di, come dire, di fare rispettare la propria idea a tutti i costi. Okay, di vincere, avete presente quando il concetto di scambio win-win, ok? Ecco, il sì è questo, è una situazione nella quale vinciamo entrambi. Vinciamo qualcosa probabilmente che non avevamo immaginato fosse in gioco, perché forse il nostro obiettivo all'inizio era un altro, ma scopriamo un obiettivo comune. E la cosa, come si diceva stamattina dopo la pausa, è forse la cosa più difficile da far passare all'interno di un contesto aziendale, ma che sulla lunga distanza ripaga, perché ci fa acquisire prestigio, ci fa acquisire soprattutto capacità e quelle soft skills che si diceva stamattina a livello umano, che faranno di noi dei punti di riferimento. Ti ho visto prendere il microfono. Sì, prendo il microfono e anche parlo. Guardi, vorrei cantare. Vorrei cantare per voi. Mi è venuta in mente una canzone. No, il discorso era proprio legato a questa cosa che stavi accennando, cioè al contesto aziendale.
è un po' fondamentalmente anche la domanda che ti ho posto all'inizio, o meglio la situazione che ti ho posto all'inizio. Purtroppo nel contesto aziendale ci si ritrova con delle tempistiche molto ristrette, delle urgenze, è proprio una cultura ormai quella del dammi la soluzione. Andare a proporre una formazione con questo tipo di struttura, che, ti dico la verità, non si distanzia, escludendo la fisicità, quindi l'esercizio, non si distanzia molto dalla mia visione di comunicazione, quindi di ascolto, sono argomenti che utilizzo anch'io. Uh-huh. Di frequente ho buttato anche l'occhio sui tuoi appunti con i paradigmi della comunicazione, comunque il non poter non comunicare, eccetera, eccetera. Vaslavic. Uh-huh. L'unica cosa che mi lascia un po' titubante era quella di cui parlavi fondamentalmente adesso, cioè l'accettazione da parte dell'azienda di una modalità a lungo termine, cioè una promessa, se vogliamo, difficile da mantenere, non da chi la propone quanto da chi la accetta, perché nel momento in cui tu ti trovi davanti a un pubblico di dipendenti che, tra cui c'è sempre il solito rompiscatole che deve essere puntiglioso per forza, e qui alla fine che lo gestisci tranquillamente, ma che comunque mette nell'aria quella situazione di sì, vabbè, ma poi stupiscimi. O stupiscimi, ma anche il ok, oggi abbiamo parlato di queste cose, io come lo utilizzo? Cioè, tu prima parlavi di cliente, parlavi di, purtroppo non tutti i dipendenti a cui si fa formazione, tu mi insegni, non sono direttamente coinvolti col cliente. Nel momento in cui vado a fare formazione all'operaio, o comunque non lo so, io mi occupo di formazione soprattutto nell'ambito della sicurezza sul lavoro, quindi mi ritrovo davanti dei responsabili della sicurezza che si stanno formando come tali, e quindi che hanno una problematica più legata alla soluzione del problema che quanto al convincere o al condividere con l'altro. Questo è il... Allora, credo che di fatto noi possiamo usare... Allora, ci sono due cose. Numero uno, se noi utilizziamo il teatro all'interno di un contesto aziendale, la trappola più grossa nella quale ci potremmo trovare è che i partecipanti si divertano e abbiano vissuto la giornata come gioco. Ah, che bello, ci hai fatto ridere tantissimo, grazie, ciao, presto. Ma poi non rimane niente dell'esperienza, ok? Cos'è importante? Qual è la cosa da far passare? Da far passare il messaggio che noi possiamo continuare a fare le cose come le abbiamo fatte fino ad oggi, oppure possiamo prendere in considerazione l'idea che c'è qualcos'altro, ovvero dei comportamenti che io non posso insegnare, perché sarebbe artificioso, ok? Sarebbero dei trucchi. Quello che posso fare io è sollevare un velo, aiutare a sollevare un velo, ok? E far intravedere la possibilità che noi possiamo fare le cose in maniera leggermente diversa. Perché? Perché ogni situazione che mi capita, ogni evento, in qualche modo va a scatenare una risposta che tende a essere automatica, che ci piaccia o no. Quando qualcosa va a battere contro un nostro livido interiore, quella cosa ci fa male e scatena una risposta automatica. Allora, riuscire a capire che l'evento e la risposta non sono legati in maniera automatica, ma nel momento in cui io mi rendo conto che posso cambiare le cose, che posso cambiare il modo di fare, allora questo mette in moto un possibile cambiamento. Difficile? Sì, molto difficile. È per questo che bisogna, lo dicevo prima Fabio, una parte dalla quale sicuramente non si può prescindere è cercare un momento di condivisione con il contesto aziendale, capire di che cosa hanno bisogno. Anche
esattamente la prima cosa. Molto spesso invece si tende a voler vendere qualcosa, voglio vendere un prodotto di formazione. Esatto. No, prima di tutto dovrei capire qual è il problema e capire se effettivamente la richiesta che loro hanno corrisponde al reale problema che hanno, perché magari le due cose non sono nemmeno connesse. Ok? Quindi sicuramente analizzare quella che è la richiesta, ciò di cui c'è bisogno, e poi accompagnarli in un processo che può essere il teatro di improvvisazione, può essere un'altra cosa, e che è, come dire, il veicolo attraverso il quale viene poi consegnata la formazione. Ma credo che il processo poi fondamentale sia mettere la persona in condizione di capire che le cose possono essere fatte diversamente da come si sono sempre fatte. Se mi concedete, sdoganando il concetto che sbagliando si impara. No, non si dice facendo giusto si impara. E siamo terrorizzati dall'idea di sbagliare. Non sempre siamo neurochirurghi che stanno operando. Ok. Il concetto di error friendly, no? Cioè soprattutto nell'ambito della psicologia dello sviluppo, è un concetto che sta iniziando a prendere piede, quindi cioè, farlo sbagliare, farlo sbattere sulla porta 30 volte piuttosto che aprirgliela tu, perché l'errore comunque aiuta a capire il comportamento giusto e quello sbagliato, e che solo sbagliando, appunto, cioè, poi sono i detti popolari, però funzionano nella maggior parte dei casi. E che l'azienda potrebbe dire sì, però io a dicembre devo fare il fatturato. Esatto. Bisogna riuscire a far capire che la scelta di formare il proprio personale in una maniera più consapevole ci può portare risultati migliori sulla lunga distanza, e che possiamo avere risultati, come dire, interessanti sulla corta, ma che probabilmente esauriranno a breve. Sì, il problema è che appunto i vari trucchi sono un piacevole fumo negli occhi, nel senso che nel momento in cui io ti dico, allora basta che tu dici ok a tu, appunto yes man, basta che tu dici sì a tutto e funziona. Se una persona si ritrova a dire sì 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 all'inizio va alla grande, poi si ritrova a regalare soldi, a regalare le macchine e andare oltre. Io invece credo che al di là dei diversi ambienti e contesti, il contesto aziendale così come, non so, il contesto amicale o familiare, l'importanza di un percorso simile sia quello di rendere ciascuno consapevole della propria comunicazione. Quindi il primo obiettivo, il primo step basilare, credo che sia proprio questo, da cui poi possono partire evoluzioni, no? Perché se solo, insomma, riflettessimo un pochino sul nostro comunicare, ci rendiamo conto che la nostra comunicazione fondamentalmente è nevrotica, no? Nel senso che nel comunicare noi spesso inconsciamente, quindi inconsapevolmente, tendiamo a manipolare la persona che c'è di fronte. Cerchiamo di condurla laddove noi vogliamo. Il fatto stesso di essere consapevoli e consci di questo presupposto, secondo me, potrebbe risolvere in tutti i contesti in cui agiamo diverse problematiche legate a una mancanza di comunicazione, di ascolto empatico, di contatto umano. Basta semplicemente aggiungere un po' di consapevolezza. Esatto. Su, come dicevi giustamente tu, cosa cerchiamo nell'altro. Quando io comunico, che io poi sia un venditore, che sia personale, che ha a che fare con il pubblico, che sia all'interno di un contesto di sicurezza, eccetera, quando io comunico con gli altri, sto cercando di ascoltare, di relazionarmi, o sto cercando di rispondere a un mio bisogno, esatto, personale? Cioè, quando io parlo con te, voglio che tu mi dica che sono bravo, o voglio semplicemente che tu mi dia delle informazioni? Perché diventare consapevoli di questo ci aiuta sicuramente a togliere un po' di quella zavorra, come, esatto, si diceva, sì, prima, e ci aiuta a essere molto più efficaci. Ok, io ringrazio tutti per essere stati in questa calda giornata, in questa prima parte. Sì.
Allora, i lavori riprenderanno alle 3 e volevo anche dare una piccola risposta, cioè noi abbiamo preparato una piccola trappola per il pomeriggio, perché in realtà invitando Carmelo Rollo della Lega delle Cooperative abbiamo così l'occasione di chiedere direttamente a lui, che è il presidente comunque di una Lega che ha non so quante centinaia di aziende riunite, quali di queste competenze possono secondo lui, quindi viste dal punto dell'azienda, essere utili anche, vedere di trovare un eventuale match, oppure chissà, magari no, magari lui può anche darci una percezione diversa. E vabbè, vi dico anche poi un'altra cosa, ci sarà anche, mi ha confermato adesso la presenza, Pasquale Stefanizzi dell'Università del Salento, e lui ci parlerà in un altro ambito, che è quello legato al turismo, alla valorizzazione dei beni culturali, come il settore, l'azienda turismo può avere utilità dall'utilizzo di queste competenze che adesso abbiamo, insomma, Antonio ci ha detto. Grazie, grazie Antonio, a dopo. Grazie.